della salute e che pone le sue radici, come ha detto il Presidente, su una circolare che c'è stata trasmessa il 2 novembre, in cui è chiaro che dove è presente il link epidemiologico, cioè significa se in una zona sta effettivamente girando il virus, chiaramente l'approccio di sanità pubblica è diversa. Un conto era ad agosto, in cui tu potevi avere un caso sporadico e quindi era utile fare la conferma immediata dell'antigenico con il molecolare. Un conto in una situazione epidemiologica in cui ci sia la presenza e la circolazione virale. E questa circolare lo dice e dice chiaramente che se c'è una circolazione diffusa del virus, ed è lo stato che si è verificato di fatto da metà ottobre in avanti, in quel caso lì non era necessaria una conferma tout court immediata, ma è invece importante alla decima giornata fare una conferma con molecolare, che è la procedura che noi abbiamo messo in atto, ma però non, quello che era importante è che ogni soggetto antigenico positivo, lui e il nucleo familiare fosse immediatamente quarantenato proprio per evitare il contagio nella popolazione. Questo